Stefano Dedola, direttore risorse umane, responsabile risorse umane di McDonald's, che arriva nel Sulcis, arriva a Carbonia con l'apertura di un nuovo ristorante, una realtà rivoluzionaria per il territorio, che si appresta a dare anche risposte occupative a 35 giovani. C'è la fila oggi qua di ragazzi che aspirano a questo posto, e la conferma dell'interesse, ma soprattutto anche del dramma occupazionale del territorio. Sì, noi abbiamo ricevuto oltre 1000 candidature per questa ricerca, per questa nuova apertura di Carbonia. Apriremo il ristorante il 31 di luglio, quindi mancano pochi giorni, e quindi abbiamo deciso di fare questa selezione in piazza, che in realtà è solo la terza fase di selezione, perché è una selezione che è iniziata con due fasi online, con dei test. E quindi oggi arriveranno circa 120 ragazzi che abbiamo convocato per il colloquio finale, per poi scegliere le 35-40 persone che saranno assunte per l'apertura e che assumeremo in settimana, perché già dalla prossima inizieremo a fare la formazione prima dell'apertura del ristorante. Sono in molti a chiedersi perché è una realtà, un colosso come McDonald's arrivi a Carbonia, città al centro di un territorio in grave crisi, anche se c'è da dire in controtendenza che da anni questo territorio ha una concentrazione di grande distribuzione veramente fuori dal normale. Ma allora, per noi è una zona in cui non abbiamo ancora ristoranti, è un'ottima opportunità, è una zona in cui comunque insistono molte persone, ci sono molti abitanti. Di recente abbiamo aperto diversi ristoranti in Sardegna, negli ultimi anni abbiamo aperto Poetto, Sestu, Cagliari Peretti, Nuoro, e adesso apriamo Carbonia, e ovviamente ci auguriamo che possa essere un successo così come sono stati un successo tutti gli altri ristoranti che abbiamo aperto in Sardegna negli ultimi anni. E mi pare di capire, per concludere, che visto il percorso seguito in Sardegna, oggi tocca Carbonia, ma potrebbe non fermarsi qui nel territorio. Assolutamente sì. Penso subito a Iglesias. Ma vedremo, adesso apriamo Carbonia, vediamo come va questo ristorante, e poi se ci saranno opportunità sicuramente noi abbiamo intenzione di sfruttarle.